Quanto le date? Oh, è già aperta la pista? È aperta! Lasciate il cancello aperto! Occhio! Oh, ciao bello! Ciao! Ciao! Invece di dieta! Oh, che cazzo! Oh, my God! Vai, 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 vai! Piccolo salto! Oh, in pista! Baby! Finalmente! Piccola frettata! Oh cazzarola! Mi prendono! Ok, scusa, non volevo! Sigla! Benvenuti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. No, parla con la bocca piena. Per chi fosse nuovo del canale, sono un atleta professionista di mountain bike freestyle e abbiamo iniziato una nuova serie di video perché io voglio imparare backflip con la moto da cross. Il primo episodio l'abbiamo già registrato e appunto abbiamo usato la motoretta elettrica che avete visto nella intro per saltare al nostro bike park. Quindi abbiamo già iniziato un po' a muoverci, vedere com'è. Oggi, come vedete alle mie spalle, c'è un motivo per cui siamo a motocross cadrezzate e non siamo in un'altra qualsiasi pista. Qui ragazzi, solo voi, solo voi. C'è una cosa che le altre piste non hanno. C'è un salto dietro di là che c'ha la rampa proprio da freestyle. Ok. Cioè, quelle proprio paurose di ferro, avete presente quelle così? Detto questo ragazzi, cioè guarda quanto è succosa. Guarda quanto è succosa. Non sono via fuoco. Ci sono. Guarda quanto è succosa, guarda. Non sono via fuoco. Ma porca figa, ma sei stronzo. E non vedo un cazzo. Guarda. Ah, ecco sì. Ma quanto è buono. Come al solito c'è il link in descrizione della barretta, ragazzi. Questo è il salto disegnato per la missione di oggi. Dovrò saltare con la moto vera, non con la motoretta dell'algoritmo. Ah, bello! Inizia a essere seria la situazione, eh? Quanti alboreti è quindi? E l'alboretata qua sarà un 10 alboreti di lunghezza secondo me. Carlo Caresana girava, faceva proprio freestyle a livello professionale. Adesso da un po' di anni, giusto, ha mollato. Sì, freestyle. Quando ero giovane. Ha la sua pista, motocross cadezzate e... Ogni tanto mi diletto a fare i salti americani. E ho invitato il mio amico, mio licenziato tra parentesi, è un mio pilota. Esatto. Vincere. Nel team. Oggi proverà la rampa del freestyle. E il discorso è, il buco a me non mi fa impressione per niente. No, la cosa che a me mi disturba di più mentalmente è da dove partirà dare gas. È molto soggettivo. Ok. Certi piloti ti prendono 100 metri di rincorsa e certi parti a fermo e dipende, ti faccio vedere come fare, poi quando allungheremo è un altro step. C'è differenza dal saltare al tipo rampa freestyle a tipo rampa da cross, panettone come quelli che ci sono qua? È differente perché tu qua devi arrivare piano e dar gas sulla rampa. Rispetto a quelle da dirt e da bici sembra morbidissima la rampa. Non è incazzatissima, anche perché hai un peso diverso rispetto alla bici. Quindi... se cartelli qua hai 100 kg sulla schiena. Quindi, vietato cartellare? No, quindi. Assolutamente no. Ma sembra morbida la terra. Sì, sì. Prova. L'ho picchiato bene. Provala. Allora. Spieghi a me, che sono ignorante. Forcelle mono durissimi. Manubrio alto, che devi passare coi piedi. Sella bassa, buchi per mettere le mani vicino alla sella. Chi si mette i suoi levini, levettini per incastrarsi, Ma sostanzialmente cerchiamo di tenerla di serie, perché quando vai all'estero
ti danno le moto di serie e quindi devi portare il meno pezzi possibile da casa. In che senso ti danno le moto di serie? Eh sì, io vado a fare una gara in Russia. Non è la tua moto? Eh no, non mi danno la mia moto. Come fai? Me ne danno una uguale, nuova o anche usata. Quindi devo portarmi dietro le mie cose, il mio manubrio, la mia sella, il mio ammortizzatore. Quindi meno roba cambi e meglio stai. Bravissimo. E poi perché costa l'extra bagaglio, per quello. Ah, ecco. Paghi un sacco di extra furbone, bagaglio. Carlone. Tra l'altro oggi abbiamo Emanuele Berio. Si vede che fa partecipo al campionato italiano ed europeo in Miss 2. Stesso livello, uguale, uguale identico. E oggi siamo qui a fare un'altra disciplina. Proveremo a saltare in rampa. No, vediamo. Ma mi fa piacere, sai perché? Perché almeno non sono da solo, cioè, almeno. Cioè, se c'è ma poi io lo vedo un po' stritto, infatti. Un po' ce l'ho, devo ammettere. Vai, Toto! Toto, vai che tempo! In confronto alla sua, la mia elettrica. Da qui il salto non sembra così, così lungo. Da dove c'è la rampa a dove c'è l'inizio dell'atterraggio, secondo me sono più di 10 metri. Guarda bene come do il gas sulla. Esatto, esatto, cerco di guardare bene il gas. È importante. Ok. Sembra facilissimo, vero? Dai, lo provo! Lo provo! Bravo. Sì, sì. Attenzione, questa è la nostra rampa. Dai, landing non è tanto lontano. Oh. Andiamo bene! Vienimi dietro! Sì, esatto! Buono, buono, ho capito. È una sensazione comunque che ricorda un po' il salto a dirt, eh. Vediamo. Basta dare il gas giusto in rampa che poi praticamente fa tutto da solo la moto. Cioè rispetto alla bici è proprio, devi stare sulla moto fermo e saltare. Ah, la sensazione è veramente bello, è simile al dirt. Oserei dire che da saltare è più facile perché alla fine tu dai la giusta accelerazione in rampa e poi è stabile in aria la moto. Ok, faccio altri saltini per abituarmi a questa distanza, così si prende un po' il feeling e la confidenza. Ok. Saltando in terza, certo. Anch'io, sì. Ti seguo. Siccome adesso tutte e tre siamo abbastanza confidenti con questa misura sui 10 metri, adesso iniziamo a muovere la rampa 2 metri indietro e andiamo a step di 2 metri in 2 metri. Come vedete adesso non è più attaccata al landing, ci sono questi 2 metri. Diamo Carlo che la prova. Quella. Allora, sono in prima, seconda, terza. Oh. No. Non ha tirato la frizione. Oh. Comunque la frizione ce l'avevo in mano, però non la schiaccio abbastanza, mi sa. Cioè l'ho proprio schiacciata la frizione, però mi sa che ce l'avevo tipo così. Rifacciamo. Ok. Pop 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 pop. Quella, già si whippa qua, eh. Prova a arrivare un pelino più lungo. Ok, proviamo a arrivare un pelino più lunghi. Così un pelino troppo forse, però vabbè, dai.
Stava andando un po' giù. Ops. Perché sei arrivato più forte e chiuso prima perché volevi togliere le mani. E la volta è andata giù. Esatto. Uno, due, qua. Diventa 14 e mezzo, 15 metri. 15 metri adesso? Cioè non è più rampa attaccata al landing, ma inizia ad essere rampa. Rampa e landing. Va bene, ora inizia a essere un po' più lunghino. Dai, Chicco. Figa, è grosso, eh? Quasi inizia a stare in aria, ragazze. Orca zio. Fa lungo, meglio. Sono pronto già per fare il 20. Sono tentato sempre da... vedi, da muovermi, cazzo. Ma è diverso da muoversi sulla rampa da cross, cioè da pista. Perché è larga, qua è stretta, devi uscire dritto. E è come il dirt, devi uscire e muoverti in aria. Facciamo un trenino in tre. La sto muovendo esattamente come la bici in questo momento, non la sto muovendo la moto. Glu 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 glu. E intanto che il Toto fa fatica, io magno, dai. Oh, oh. Grazie Toto. Poco da dire, ragazzi. Chi la fa l'aspetta. Metto in marcia, va, così non va indietro la moto. Prima mi sono dimenticato, c'era anche lui a saltare con noi. Nome e cognome? Sono Gianluca Deghi. Sì, adesso quest'anno ho fatto gli internazionali d'Italia. Tra l'altro grandi whippate oggi. Esatto, oggi lui è già tuo Savio oggi. È stato un attimo che ho avuto quasi, no paura, però mi scivolava perché la rampa così tende un po' a scivolare rispetto alla terra. Carlo! Perché non ci hai fatto saltare a 22? Ok, grazie. Va bene, ok, noi ci fidiamo, ovviamente ci fidiamo assolutamente di Carlo. Quindi non andiamo di fretta perché ragazzi, se si cartella qua, si tira secca. Allora, secondo episodio della serie Backflip in moto, arriveremo a fare backflip in moto, ragazzi. Io vi ricordo, ragazzi, che se non avete visto il primo episodio di questa serie, è già uscito, andate a vederlo e soprattutto lasciate like perché a 30.000 like su quel video flippiamo la mini moto elettrica. Piccolo fraintendimento, sì. Non è Alboreto che deve flippare la bike elettrica, sei tu. Spero che anche questo video vi sia piaciuto. La prossima volta quindi si flippa in moto elettrica. E poi, ragazzi, ormai che abbiamo saltato in rampa, toccherà andare da qualcuno che ha la foam pit o l'airbag. E anche perché la serie si chiama così. E la serie si chiama Backflip in moto. Ma chi me cazzo me l'ha fatto fare? Niente, iscrivetevi, ragazzi. Bella.